Grazie per questo invito, per questa occasione, grazie anche per l'eleganza del termine attraversato riferita proprio al PNRR sui due governi, visto che effettivamente è noto che questo nuovo PNRR ha avuto, come dire, un portato, una visione che io avevo ritenuto non presente in quella precedente. Vorrei partire da qui perché credo che quello che ha detto Carlo Calenda sia esattamente il punto nevralgico. C'è un tema del come, ma c'è anche un tema del cosa e del dove. E del dove vuol dire qual è l'Italia che noi vogliamo ritrovare e come dire anche quindi costruire dal 2026 in poi. E guardate, non è che sto spostando in avanti il tema dell'obiettivo di concretezza, ma quello che noi siamo chiamati a fare adesso è investire questi, tra l'altro, più di 220 miliardi sul dare la prospettiva ad un paese che non solo ricomponga degli interessi che oggi sono presenti nel nostro paese, ma che ricomponga e dia prospettiva alle ambizioni che invece oggi purtroppo non sappiamo far emergere nel nostro paese. Questo in particolare significa cambiare la visione dell'approccio della politica, una politica che non è una politica di equilibri statici, ma che attiva processi dinamici, che quindi ha in mente il dal 2026, per quelle bambine di oggi, che prospettiva di futuro ci sarà nel loro essere donne, nel mondo del lavoro, nell'esperienza della maternità, perché è su quella prospettiva di vita che noi andremo a valutare l'efficacia o meno delle azioni che invece concretamente adesso dobbiamo progettare e mettere in pratica. Questo significa che la parte delle riforme, in particolare quelle di cui mi occupo, Family Act, tema femminile, è fondamentale, perché se le singole azioni non sono inserite in questa azione strategica, sinergica e con un approccio, diciamo, di processualità in avanti nel tempo, rischiamo in qualche modo sì di dare una risposta all'oggi e quindi di aumentare i posti degli asili nido, ma se quei posti degli asili nido lì aumentati non si inseriscono in un cambiamento di paradigma complessivo che abilita appunto un'attitudine, un processo sociale diverso, che cambia il volto delle città, che rinnova i luoghi delle città, che cambia i tempi del lavoro, che attiva un percorso educativo differente, abbiamo fatto, sì, risposto oggi ad un'esigenza, ci sono più posti asili nido, ma questo non può bastare. Non può bastare, per esempio, per rispondere ad un fattore invece ormai non più rimandabile, che è quello del problema della demografia del nostro paese. La denatalità che stiamo vedendo decrescere, cresce la denatalità, decresce la natalità in modo irreversibile, è il sintomo più significativo di un paese che si sta autocondannando a rimanere fermo. E lo dico solo perché non c'è tanto e soltanto un problema di sostenibilità sociale ed economica, cosa che c'è, perché chiunque si occupi di questi temi sa che con i nostri dati abbiamo un welfare che, a proposito della quantificazione tra un po' in avanti, non è autosostenibile. Ma il tema di un paese in cui non c'è uno scatto in avanti sul livello demografico è un paese che non sta offrendo alle donne e agli uomini la prospettiva di dare una progettualità di vita alle loro aspettative. E questo non è solo sul tema del fare figli, è il tema sulle scelte dell'autonomia. Queste azioni che avete proposto sul tema dei giovani sono importanti, perché attivare autonomia e protagonismo giovanile vuol dire anticipare quella parte di protagonismo civico, sociale, lavorativo, che è fondamentale riattivare, altrimenti noi rimandiamo tutto più in là ed è un paese che invecchia in tutti i settori. Nelle proposte concrete che avete fatto si ritrova pienamente lo spirito, diciamo, che è contenuto nel PNRR, soprattutto, mi sembra almeno di interpretarlo, perché quello che si vuole fare, vogliamo fare, PNRR si rivolge a fare, è attivare energie di sistema attraverso l'attivazione delle energie personali all'interno di una costruzione quindi comunitaria. Quel termine empowerment che è usato molto sul tema femminile significa esattamente questo: riconsegnare al femminile, ai giovani, all'educazione, quella possibilità di agire nel nostro sistema, nella nostra comunità, per attivare dei movimenti, per attivare dei processi di sviluppo. Allora, se si vuole fare questo, è evidente che
Il tema della, per esempio, arriviamo agli asili nido, il tema dell'educazione a partire dalla prima infanzia ha valenze differenziate che però non possono essere, come dire, messe una a fianco all'altra, devono essere davvero ricomprese in un'unica visione. Da un lato il diritto all'educazione a partire dai primi anni di vita, ma ad un'educazione rinnovata. Nel PNRR è presente un piano di più di 1 miliardo di euro per la formazione di insegnanti, educatori e per promuovere percorsi di formazione nelle materie STEM a partire dai primissimi anni di vita, asili nido compresi, perché o la matematica diventa una, come dire, uno degli ambienti che di apprendimento della propria esperienza di umanità, come il linguaggio, come la lallazione, come il linguaggio, come il disegno, come il gioco, o noi quel gap anche di genere, purtroppo lo avete certificato anche voi sul tema dei dati PISA presente nel nostro paese, non verrà mai colmato. E vorrà dire che territorialmente per genere creeremo delle discriminazioni, perché il mondo che noi stiamo andando a disegnare col PNRR è un mondo che ha il linguaggio della tecnologia, della scienza, della matematica come un linguaggio umanizzante e da umanizzare, e quindi che necessita per esempio la parte del femminile. Posti degli asili nido, l'ambizione che c'è in questo piano, il progetto non è un'ambizione, è un investimento di 4,6 miliardi, si aggiunge ad un già investimento avviato con un bando rivolto ai comuni, che per la parte scuole d'infanzia e asili nido è di quasi 500 milioni, più di 400 milioni, con prevalenza di incidenza ovviamente nel sud Italia. La quantificazione che è stata data per il servizio integrato 06 è di creare circa 230 mila posti di lavoro, per gli asili nido. In realtà è una quantificazione pessimistica, nel senso che fa un costo potenziale, nel nostro paese non c'è un costo standard certificato per gli asili nido, questo è un tema, noi ci stiamo lavorando anche, insomma. Però dall'altro lato c'è un range di possibilità. Io per esempio ritengo, ed è la proposta che ho fatto, che farò nella stesura poi dei bandi a cui accederanno i comuni, appunto, che ci sia innanzitutto un approccio non semplicemente di costruzione di nuovi asili nido, ma di riqualificazione di spazi che ci sono, di rigenerazione urbana, di servizi 06, noi abbiamo delle scuole dell'infanzia diffuse, ahimè, più vuote di prima per il calo demografico, quindi quelle stesse scuole possono essere riqualificate per diventare servizio 06 per i bambini più piccoli. È per quello che è un'azione unica 06 nella presentazione del piano, non perché mettiamo posti non per gli asili nido. Penso anche che, siccome l'Italia è fatta da realtà territoriali molto diverse, che noi dobbiamo ripopolare le aree interne, anche perché con la nuova organizzazione del mondo del lavoro, probabilmente con la transizione ecologica di rigenerazione urbana, porterà anche ad una anche vivibilità diffusa, non solo nelle grandi città, e quindi nel piccolo paese di 5.000 abitanti l'asilo nido da solo, il comune da solo, non lo può sostenere. Quindi bene le convenzioni, bene il terzo settore, bene anche quell'integrazione con servizi, diciamo, altri che possono sostenere insieme: servizio educativo per la prima infanzia, formazione per esempio per le donne, tema della medicina di genere, le case di comunità che sono costruite. Ecco, qui dentro, nel volto dell'Italia che costruiamo, queste dimensioni vanno insieme. L'altro tema, e poi chiudo, sul quale siamo, mi sembra, molto allineati, è la necessità di vedere questi investimenti sulle politiche familiari educative della prima infanzia col tema lavoro femminile. Quindi, da un lato, famiglie più paritarie, come incluso nel Family Act, riforma dei congedi parentali, la proposta che Azione fa è una proposta molto interessante, non è finanziabile puntualmente dal PNRR, ma inserita nel Family Act come riforma di accompagnamento, ed è una versione che ho apprezzato, insomma, che condivido molto. Altrettanto però c'è bisogno di una azione positiva nei confronti del lavoro femminile. Questo lo dico sempre, lo dice della meccanica: se c'è un corpo che si muove con velocità costante, o applichi una forza, o quel corpo continua a muoversi alla stessa velocità. Nel nostro paese la velocità è zero o negativa, quindi a maggior ragione la forza va impressa in modo significativo. E questo vuol dire per me fiscalità agevolata per il lavoro femminile, vuol dire accesso, diciamo, premiale nel mondo dell'imprenditoria, fondo per l'imprenditoria femminile, vuol dire premialità per le azioni delle imprese
che agiscono con, per promuovere parità di genere, inclusione femminile, formazione delle donne nelle nuove tecnologie e nelle nuove discipline. Un po' scherzando con Carlo Calenda, gli avevo detto serve davvero lo stesso approccio di Industria 4.0, di Impresa 4.0 sulle politiche di genere, cioè una dimensione di positività, di credito d'imposta che va ad attivare processi di premialità in questo senso. La certificazione della parità di genere per le imprese è rivolta a questo. Ecco, in qualche modo questa sinergia di queste azioni, penso alla proposta di Emma Bonino sulla decontribuzione del lavoro domestico, sul tema dei voucher domestici, che io reputo estremamente interessante. In Francia lo hanno fatto questo, ed è quello che vuol fare un po' il Family Act, cioè rimettere insieme apparenti fenomeni distanti che in realtà sono il volto di un unico tema, quella, dicevo, ricomposizione di aspettative, di dinamicità nella quale ciascuna donna e ciascun uomo nel nostro paese può trovare uno spazio per dire: di questo mio desiderio di vita ho la prospettiva di poter trovare in questo paese le sinergie per farlo diventare, insieme agli altri progetti, un progetto comunitario nel quale c'è la mia attitudine, il mio desiderio di vita, ma che si realizza in questa dinamica di costruzione di rete sociale. Ecco, un po' questa è l'Italia che vogliamo ritrovarci, diciamo, dal 1 gennaio 2027, diciamola così.